Pomeriggio, diretta radio, diretta Facebook, il venerdì è il momento del Como e siamo soprattutto a... Finalmente ritroviamo anche Mario Molteni che da qualche settimana aveva dato forfè, oggi lo ritrovo con piacere, ciao Mario e buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti gli amici radioascoltatori. Buon pomeriggio, un grandissimo ospite oggi qui, grande in tutti i sensi. No, l'abbiamo detto anche l'altra volta quando ero stato qui, è grande. Basta. È grande, Martino Borghese, buon pomeriggio Martino. Buon pomeriggio a tutti. Tutti. Martino, ti abbiamo portato bene da quando sì, sei venuto. Infatti sono tornato a posto. Anche perché ci eravamo lasciati dicendo bisogna incrementare il numero dei gol. Sì. Ed è ma infatti così, oggi quando Corda subito mi ha detto vuoi andare a Ciao Como subito a piedi. Anche perché esagerare Martino. Da Lugano, da quelle zone, sì, quindi sì. Non è vicinissimo. No, pensavo a come era andato dall'ultima volta che sono venuto, quindi ho pensato guarda che anche a venire a Ciao Como porta bene, esatto. Lo dobbiamo dire, è un portafortuna, un quadrifoglio essere qui, e quindi visto che abbiamo bisogno di fortuna come squadra, dobbiamo buttare la fortuna anche quella in campo domenica prossima, perché in queste partite che sono oramai decisivissime per la fine del campionato, l'impegno, la determinazione, la costanza, la bravura, la tecnica, ma il fattore C credo sia importante anche quello, sì, e mi riferisco vabbè. In particolare ai tre gol del Mantua di domenica scorsa, dove la bravura nessuno la toglie. Sì. Però, andiamo no, io la penso come te, però anche se penso che comunque il fattore C lo vai a lavorare col lavoro, con gli allenamenti, con la caparbietà, e prima o poi comunque ti vada sempre dalla tua parte, perché se fai sacrifici alla fine ti premia, anche come vivo io la vita calcistica, ti premia con magari qualche pizzicata di fattore C che dicevi. Non è stata una bella settimana per te, diciamolo subito, dal punto di vista fisico, c'è stato qualche problemino, vuoi darci gli ultimi ragguagli così mettiamo tranquilli anche i tifosi? No, dopo Arezzato pensavamo che l'infortunio al ginocchio sinistro era abbastanza grave, invece oggi è arrivato il responso a risonanza, solo un po' lesionato il menisco, ma non è nulla di che, perché molti giocatori ci giocano e quindi adesso devo solo fare delle cure. Mi dispiace per domenica, ma da lunedì sarò subito in campo ad allenarmi. Quindi domenica purtroppo contro il Darfo Boario non farai parte della compagine? No, però sarò sempre lì. Allora ne approfitto subito. È come farci parte, perché comunque chiunque gioca al mio posto in questo spogliatoio, in questa squadra è comunque importantissimo, lo ripeto, perché siamo 25-27 ragazzi, ma il campo che parla, molte volte sono stato assente, sono stati assenti anche altri miei compagni esperti, ma le cose non sono cambiate, quindi questa è una cosa importante. Ma la mancanza la sentiranno soprattutto in avanti, Vuoi mettere Martino Borghese là davanti? Martino, quanti gol quest'anno? Complessivamente, quest'anno quanti gol hai fatto? Siamo a sette. Per un difensore, centrale. Un difensore, per modo di dire, perché l'ultima partita casalinga è quella sfortunata. Sì. E alla fine è il centroavanti. Vabbè, difensore, ma formalmente è difensore, dai Mario. All'inglese. Sì, quando gli ultimi minuti, per provare a riacciuffare un risultato positivo, vado in avanti. L'ultima volta non è andata bene. E sei stato sfortunato anche in occasione di un cross, sempre facciamo riferimento alla partita con lo Ginatese, nel primo tempo, dove Serena, Cicconi. Colpo di te, sì. Esatto, è andato fuori pochissimo. Sì, ed sì. Eri in una buona posizione, in ottimo. Genere da lì la metti dentro. Sì, ottimo, infatti è stato un grosso rammarico. Grosso rammarico, però certe volte va dentro, certe volte ti fa rosicare e niente, sarà per la prossima per forza. E allora, visto che domenica non sa, vai comunque in panchina, sì. No, perché altrimenti lo prenotavamo per venire vicino a noi in postazione per un commento, invece se stai vicino alla squadra, quindi segui i compagni e dai forza, dai... Insomma, dai sprint dalla panca. Per forza, loro vado, perché, come ripeto, queste ultime sei partite per noi sono fondamentali. Io ci credo veramente, ci credono tutti i miei compagni, ci stiamo allenando come non mai e non guardiamo
l'altro avversario, non ci interessa nulla, per noi sono 6 finali, una l'abbiamo già, il bonus l'abbiamo già sprecato. Io sono convinto che se queste 6 finali noi entriamo in campo come se fossero veramente l'ultima possibilità e portiamo a casa 6 vittorie e noi vinciamo. Beh, tanta gente, scusa se vi interrompo, solo un attimo Mario, c'è tanta gente che ci sta seguendo come sempre. Dobbiamo salutare tutti. Salutali. Allora, innanzitutto inizio con Riccardo Bari che dice ciao ragazzi e forza Como. Samuele che ci saluta ovviamente, ciao Samuele anche a te. Ce ne sono tanti altri che ci stanno seguendo in questo momento nella diretta Facebook con l'ospite di oggi, grandissimo ospite che è appunto Martino Borghese. Peccato per il fatto che domenica non può esserci e questo è sicuramente è un po' di rammarico. Anche perché lui credo ci tieni a giocare come tutti, no? Sì, Martino. Sì, ma un po' come tutti, però personalmente per me questo campionato, come ho sempre detto all'inizio, è fondamentale. Poi comunque mi ritrovo qui e devo ringraziare Nini Corda che comunque mi ha dato l'occasione di... è un riscatto che io ho sempre voluto e... Però se non vinco questo campionato, secondo me non sarà, sei soddisfatto al 100%. Non sarà mai la stessa. Magari arrivi a 10 gol, ma vuoi vincere il campionato. L'importante è vincerlo. Ovviamente non mi interessa, preferivo magari farne 0, ma per me segnare comunque nella piccola storia del Como, dopo quello che era successo negli anni passati, è troppo importante. Però ho ritrovato che comunque questa cosa... l'ho ritrovata in tutti i miei compagni di quest'anno e soprattutto poi in lui, Corda, che lo conoscete bene, l'artefice principale, la persona che ci sta più male, io credo, nel mondo quando le cose vanno male. È vero. E quindi in lui mi rivedo in questa situazione, in questa città, quindi lo spero vivamente, ma non è sperare il campo. Abbiamo secondo me il coltello dalla parte del manico e tocca a noi. Samuele chiede perché non ci sei, grazie, forse si è sintonizzato un attimo dopo Samuele, perché Borghese ci ha detto, già spiegato perché, vuoi dirlo ancora Martino? Sì, dopo Rezzato ho preso uno scontro di gioco sul ginocchio sinistro, si era 4 giorni e tuttora era molto gonfio, si pensava a qualcosa di grave. Perché quando resta un ginocchio gonfio più di 2-3 giorni è per forza qualcosa di grave, invece oggi la risonanza, meno male, ha detto che è solo un po' il menisco lesionato, ma col menisco lesionato un giocatore può giocare tranquillamente. E quindi devo solo recuperare, sgonfiare, se ci serviranno 2-3 giorni di terapia, quindi domenica la vedo improbabile. Salutiamo tutti i nostri amici, allora facciamo un elenco veloce perché dalla Toscana sono in tanti che ci seguono, c'è Samuele, c'è Annalisa, poi dobbiamo salutare anche Cristina, dobbiamo salutare Gaetano, che non manca mai, il nostro tifosissimo da Napoli che ci manda anche in costante diretta tutti gli aggiornamenti del Mantova. Poi dobbiamo salutare, ricordate, ci sono non fare gaffe che poi si arrabbia. Vabbè, comunque hanno l'occasione di scrivere da perché Palermo, siamo in diretta. Ci sono dei nuovi nuovi amici che si sono collegati con noi nelle ultime settimane, li salutiamo soprattutto dall'estero, dall'Inghilterra, e ci sarà anche una sorpresa perché sul fine del campionato il gemellaggio che abbiamo con l'isola di White. Esatto. Arriveranno i tifosi, così hanno annunciato, quindi ce l'hanno annunciato anche la volta scorsa, è vero. Una bella festa, naturalmente incrociamo le dita oggi, però dobbiamo rendere felici tutti questi tifosi che ci seguono da come vedi, da tutta Europa e addirittura anche dal Cile. Anche il venerdì sera, quando questo è un appuntamento che ormai devo dire è un classico, e devo dire che ci sono tanti che ci seguono, credo anche in diretta radio, ma soprattutto ci guardano nella diretta Facebook. Li salutiamo davvero tutti con grandissimo affetto. Sì. Mancherà solo Borghese, grazie, dice Samuele, e non lo so perché io non sono l'allenatore. Per oggi spero di no, perché comunque, come ripeto, adesso è importante stare tutti a disposizione perché è un rush finale, quindi ad oggi no. Ecco, come è stata preparata questa partita col Darfur? Una squadra che all'andata molto ostica, arriva da una settimana, se vogliamo, travagliata, perché ne ha prese 3 in casa domenica scorsa, il cambio dell'allenatore, quindi...
Sicuramente ci sarà la voglia di riscatto. Già era capitato in passato che una squadra venne al Senigallia dopo il cambio di allenatore e comunque uscì sconfitta. Sì, come in settimana subito il primo discorso del martedì del direttore Corda e di mister Bianchini. Comunque il Darfo, il fatto che ha cambiato allenatore non è positivo. Non è positivo per noi, perché ogni volta che c'è il cambio di allenatore i giocatori si vogliono mettere in mostra, e quindi noi subito il martedì abbiamo iniziato col pensiero che domenica sarà come tutte le altre che vengono a Como a giocare la partita della vita, però questa ancora di più. E lo credo fermamente, quindi per noi è fondamentale questa partita. Io credo che sia quella più importante dell'anno, perché ripeto, non mi va di parlare degli altri, ma comunque anche per loro queste due settimane non sarà, spero, facile, quindi per noi questa in casa è fondamentale vincere. Quello che io vi interrompo, quello che sentite è cantare in sottofondo. Adesso lo facciamo, lo inquadro tra un attimo, è il è Leone, esatto. Il piccolo Leone, che è il figlio primogenito di Martino Borghese e di Carlotta, la l'occasione anche per salutare tua moglie che ti ha accompagnato oggi e che tra pochi giorni ti renderà papà per la seconda volta. Sì. Quindi ovviamente vi facciamo un grossissimo e affettuosissimo augurio per questa bellissima famiglia. E il figlio ha preso il microfono dalla parte opposta, eccolo qua, lo facciamo vedere. Eccolo qua. È il figlio di Martino che è dalla parte opposta, che sta possiamo per me, possiamo sì, anche sì. farlo, papi, dimmi tu se non vogliamo violare la privacy, assolutamente. È venuto un po' spaesato, però adesso si è ripreso. Leone, vabbè, spero un futuro nel calcio. ecco appunto, nel calcio sì, fondamentale per me. Tu stai già pensando anche ad un tuo futuro nel calcio? Ma adesso no, penso ancora tanti anni, spero di poter continuare a giocare, però sicuro vorrei rimanere, perché comunque è la mia vita, è la passione più grande che ho, e quindi è normale che ognuno spera che in futuro, oltre che passione, ma possa continuare a essere anche un lavoro. Ecco, prima di tornare sull'argomento prettamente sportivo, però vorrei toccare, se tu me lo permetti, un tasto un po' personale, perché come calciatore magari hai qualche hobby molto particolare, sei un intenditore d'arte e quindi così ti pone in una condizione un po' diversa rispetto al solito, no? Sì, non lo dicono spesso, però a me piace essere un po' diverso dalla massa, quindi, ma sono miei hobby, sono cose che mi rendono sereno, visto che in campo molte volte sbaglio a essere troppo irruento, e quando entro nell'agonismo perdo un po'. Dovrei essere un po' più sereno in certi momenti, e allora nella vita privata provo a cercare la serenità con hobby che mi portano tranquillità. Che sono, se vuoi? Arte, libri, arte. È una cosa veramente particolare, no? Abbiamo riscontrato, perché credetemi, conoscere Martino dal campo è una cosa, sembra una persona... attenzione a toccarlo, perché altrimenti subito... E invece... Dottor Jekyll, dottor Jekyll, mister Hyde, esatto. Rettangolo verde, è completamente una persona diversa, un pezzo di pane, ma morbido. Sì. Lo dicono tutti, però non ci posso fare niente. Quando mi entra in testa l'agonismo in campo, cambio completamente. Giorgio dice: lo meritiamo questo campionato, dai Borghese, non mollare, carica bianco-blu. Ovviamente Borghese credo sia l'ultimo che voglia mollare assolutamente, a solo di un centimetro. E poi dice Giorgio: ci pensa il dio Gabrielloni. Qualche gol, se lo facesse sarebbe assolutamente ottima cosa. Senti, ma di battuta in battuta, ma chi è più, per così dire, cattivo?
tu o Anelli, quindi quando c'è no, la transagonistica. Lui sicuramente. Io Cristian gli voglio tanto bene, lui lo sa. No, lui sicuramente i tuoi due o tre spanne, però andiamo d'accordissimo. Ecco, andate d'accordo mi sembra, sì, no, sì, vero Martino? Sì, sì, molto d'accordo, però su quel lato lì proprio... Ti batte! Sì, da almeno 100 metri. Grande Cristian, un caro saluto e un affettuoso saluto lo facciamo anche Cristian, Mario. Ah sì, e ci mancherebbe, lo salutiamo con piacere, anche perché c'è Loretta che tutte le volte che lo vede uscire dal campo, non ti dico, di quelle scene, si gira a mezza tribuna, voi dal campo lo vedete. Sì, 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 ho notato questa cosa anch'io. Sì, l'hanno notato tutti, no? L'hanno notato tutti, vabbè, d'altronde cosa possiamo fare? Noi cerchiamo di tenerla al guinzaglio lì, ma quando si scatenano... Istinti. Istinti, bravo. Va in transagonistica anche lei. Vabbè. Allora amici, andiamo avanti a parlare di calcio perché è fondamentale. Dal primo minuto grinta massima, tutti in avanti su tutti i palloni come nelle partite migliori del Como a Senigallia. Sì, per forza, perché lo ripeto e sono certo che da domenica passerà il nostro campionato, quindi spero veramente che molta gente venga allo stadio perché lo ripeto, con me rimarrà sempre impressa in tutta, credo, in tutta la mia vita calcistica la partita che ci abbiamo fatto in casa col Mantova e magari avessimo sempre quel calore, erano 4.000 ma sembravano 15.000 e quindi per noi è fondamentale perché siamo tutti ragazzi, comunque a parte 3-4 grandi, ma tutto il resto dei ragazzi giovani, poi siamo una squadra che vive proprio di agonismo, vive di aggressività, vive di tutte queste componenti che il calore del pubblico può creare, possono raddoppiare o triplicare, quindi in campo si è visto e io spero vivamente perché anche l'ultima partita col Seregno, tanta ringrazio tutte le persone, i tifosi, gli ultras, però la curva vuota è stato brutto, però adesso io spero che torneremo contro tutti, dobbiamo stare uniti contro tutti perché comunque, ripeto, contro di noi tutte le squadre vengono a fare la partita della vita. Altra raffica di saluti perché sono veramente tanti gli amici, Paola che ci saluta e Forza Como, Massimo che ci sta guardando e lo salutiamo anche lui, e Riccardo che ci chiede ma il campo è migliorato? Quindi non so se qualcuno ci può fare. Riccardo Bani, Riccardo Bani, no? Allora, che poi tra l'altro non si chiama Riccardo Bani, nella realtà è Richard Bani perché vabbè di origine un po' particolare. Comunque un saluto a Riccardo Bani che ama farsi chiamare così. Com'è il campo? Il campo è perfetto perché sono andato io personalmente. Grande Mario! Hai fatto tu il giardiniere, grandissimo! Cera, quindi direi che è in perfette condizioni. Sì, più o meno. Anche se noi siamo una squadra che nel campo ce ne importa poco, però sono felice, domani riporterò queste notizie, adesso noi ci alleniamo sul nostro campo bulgaro grasso. E riporta, poi ci pensa lui e Cristian a sistemare. Esatto, è la gioia del giardiniere. Ancora mancano ancora 4 minuti, ancora 3-4 minuti però, da spendere col grandissimo ospite di oggi. Ho notato una cosa nelle tue parole, perché non spendi mai una parola fuori luogo. Hai detto per 3 volte questa è la partita crocevia, questa è la partita importante, questa è la partita fondamentale. Poi ce ne sono altre 5, no? Il Mantova è a un punto di distanza. Tutti ci auguriamo che un inciampo lo prenda, no? Naturalmente. Ma questa tua determinazione sul fatto che questa è una partita importante, vuoi svelarcela o te la tieni? No. Allora, il calcio, io vivo il calcio come comunque lo vive anche sempre Corda e dice delle cose sacre, che sono il calcio, sono numeri. Siamo la miglior difesa, il miglior attacco, la miglior difesa d'Italia, il miglior attacco, stiamo facendo comunque un campionato con dei numeri spaventosi, perché in qualunque categoria nessuno sta facendo questi numeri, loro sono avanti di un punto, però noi ripeto anche i numeri sono importanti, la miglior difesa, il miglior attacco, i numeri sono dalla nostra parte, in tutta Italia. Quindi io ti parlo di guardare partita per partita e non guardare loro, noi il nostro bonus l'abbiamo già sprecato. Però se adesso riusciremo a queste partite, ma soprattutto domenica,
a continuare a pensare solo a noi stessi e vincere tutte, io sono convinto che lo portiamo a casa noi. Questa è una mia convinzione, però non bisogna pensare alle sei partite, ma partita dopo partita. E quindi domenica per noi deve essere veramente l'ultima finale e basta, bonus finiti. E in effetti Darfo, se andiamo a prendere i numeri, vediamo che ha una difesa molto perforata fino a questo punto e non ha un attacco sicuramente tra i migliori, anzi direi che sta tra i peggiori di questa categoria. Però è andata, abbiamo però dimostrato, andata, esatto, andata, contro di noi, Martino, non so se ricorderai bene, è stata una partita proprio ostica. È stata con Seregno, abbiamo avuto difficoltà là e abbiamo avuto difficoltà qua. Col Darfo abbiamo avuto difficoltà là. Allora, cosa dobbiamo fare di diverso per poi arrivare a casa con i tre punti domenica sera? La cosa fondamentale è che assolutamente non dobbiamo guardare i loro numeri, assolutamente non dobbiamo guardare la loro classifica. E bisogna ricordarsi, invece questo bisogna ricordarselo bene, perché ti porta poi la possibilità di svegliarti, di tenerti vivo. Ricordarci il pareggio di Villa Dalmè, il pareggio di contro l'Olginatese, il pareggio contro il Seregno, tutti i punti persi con squadre che in classifica erano nettamente inferiori a noi. Quindi questo ci deve tenere vivo nella nostra testa e non ripetere questi errori che abbiamo fatto. L'unica maniera è veramente entrare in campo senza pensare che il nostro avversario è più debole di noi, anzi. E per la legge dei grandi numeri faccio notare un'altra cosa: è da tanto tempo che non segniamo su calcio di punizione diretto, mentre nel passato, e soprattutto le squadre di vertice, un bel numero percentuale di gol a termine stagione su calcio di punizione diretta vengono fatti, noi quest'anno sì, su calcio di punizione, su palle ferme, ma non su calcio di punizione diretto. Secondo te possiamo in questo finale di campionato ribaltare un po' la situazione? Ma io credo di sì, perché comunque ogni giorno lavorano tanto anche i vari Federico, Gentile, Cicconi e altri miei compagni, quindi io credo comunque di sì. Posso arrivare al momento. Sì. Però a proposito di punizione, colgo ancora l'occasione, perché io sono rimasto veramente domenica estasiato da quel capolavoro, lo abbiamo definito così, sono felice di averlo detto, perché è stato un capolavoro vero, balistico, straordinario, Bovolon e Ceregin. Cosa perfetta, vero Martino? Sì, cioè hanno fatto qualcosa di straordinario davvero. Sono d'accordo, infatti anche adesso stavo dimenticando, ma comunque era nella mia frase, tutti i miei compagni, Edoardo comunque è un giocatore importante per noi e anche dei calci da fermo lui, se è concentrato, riesce ogni volta a mettere palloni invitanti, come tutto il resto degli altri miei compagni. Però sono d'accordo con te, domenica è stato veramente un capolavoro. Vero, vero. Allora Paola, ancora un saluto, e Giorgio, anche a voi tutti gli amici che ci state seguendo. Adesso il tempo purtroppo è scaduto e ci dobbiamo fermare qui. E lo so Mario, mi rendo conto, dispiace, ma vabbè. Intanto grazie ancora, perché ecco, come hai detto tu, e sottolineo davvero, mi sottoscrivo le tue parole, Martino è uno di quelli che parla in maniera sempre mai a vanvera, e quindi va bene, te lo dobbiamo dire grazie. Pubblicamente. Grazie Martino. Mario, ricorda gli appuntamenti. Ricordiamo una cosa importante, cambia l'ora. Ah sì, bravo, quindi, giusto. Attenzione, esatto. Gallia, alle 3, giusto. Se arrivate anche alle 14.30 non succede niente. Perché domenica alle 15, è vero. 15, e ci potrete seguire su ciaocomo.it, ci potete seguire anche sulle frequenze 89.4. Lo ripeto a tutti, perché poi quando siamo a Senigallia arrivano messaggi su WhatsApp, su Facebook, dappertutto, e ci dicono non sento. Allora sul nostro sito www.ciaocomo.it in alto c'è On Air, basta ecco, cliccare. Dobbiamo dire anche un'altra cosa.